con questa interrogazione portiamo al centro dell'Assemblea legislativa un problema che si verificò nella giornata del 23 marzo ultimo scorso, ma anche nella giornata del 24 marzo ultimo scorso si verificarono gravi problemi nei centri di somministrazione di Savona, Cairo Montenotte e Millesimo, quindi parliamo di ASL 2. Apprendemmo che nei punti di vaccinazione di Cairo Montenotte e di Millesimo erano previste in totale 200 somministrazioni e che il mezzo adibito al trasporto dei vaccini prenotati giunse sul posto con 2 ore di ritardo, causando assembramenti e pesanti disagi nella cittadinanza. Il problema nacque a causa di una mal conservazione delle dosi che appunto venivano inviate presso i centri di vaccinazioni di Cairo e di Millesimo. Quindi chiediamo per sapere se esistano dei problemi riconducibili alla conservazione delle dosi di vaccino presso il magazzino di riferimento dell'ASL 2. Grazie. Grazie consigliere Tosi. Per la giunta cedo la parola all'assessore delegato Caiola. Grazie presidente. Allora, leggo da relazione dell'ASL 2 Savonese. Allora, il trasporto di vaccini dalla sede di stoccaggio ospedale San Paolo di Savona alle sedi di vaccinazione avvengono attraverso borse frigo termocontrollate. Nelle fasi di predisposizione, trasporto e arrivo nelle sedi di vaccinazione vengono eseguite procedure finalizzate al mantenimento della catena del freddo per far sì che i vaccini rientrino nei range di temperatura previsti dalle relative schede tecniche per la corretta conservazione. In data 23 marzo il trasporto destinato ad Albenga ha rilevato all'atto del controllo effettuato all'arrivo un limitato scostamento della temperatura durante il viaggio. Tale anomalia ha fatto scattare la procedura di sicurezza che in questi casi prevede il non utilizzo del lotto trasportato e l'immediata sostituzione dello stesso con un nuovo invio. Tale situazione ha comportato il ritardo di circa un'ora nella partenza delle vaccinazioni nel sito di Albenga. Si sottolinea comunque che tutte le persone prenotate sono state vaccinate e che l'analisi di quanto accaduto ha permesso di accertare sia la possibilità di utilizzare il lotto sospeso sia la causa imputabile ad un malfunzionamento del termometro. Nel giorno successivo, a causa delle maggiori procedure di controllo a fronte di quanto emerso il 23, si sono verificati alcuni ritardi nell'arrivo dei vaccini nelle sedi di Cairo e Millesimo. Anche qui comunque le vaccinazioni sono state effettuate regolarmente. Dal 25 non si è registrato alcun ritardo. Si esclude quindi qualunque problema di conservazione dei vaccini presso il magazzino di riferimento di ASL 2, sottolineando come dall'inizio della campagna vaccinale si siano somministrate più di 55.000 dosi, effettuando più di 500 trasporti e garantendo l'approvvigionamento di più di 20 punti di vaccinazione in provincia di Savona. Infine si vuole sottolineare che il disservizio creato è frutto dell'attenta applicazione della procedura che garantisce la sicurezza nel trasporto dei vaccini ed è finalizzata alla sicurezza dei pazienti che ricevono appunto il vaccino. Grazie. Grazie assessore Scaiola, prego consigliere Tosi per la replica. Sì, grazie assessore per la risposta, anche se non è tematica di sua competenza. Ringrazio anche gli uffici di ASL 2 e chiaramente mi viene da dire ci mancherebbe che non vengano fatti i controlli doverosi sulle dosi, visto che dobbiamo continuare a vaccinare come se non ci fosse un domani, e spero vivamente che questi episodi che
capisco anche che possano accadere, non si ripetano nel prossimo futuro. Grazie.